Salve, grazie di esserci. L'emergenza coronavirus ridisegna profili, carriere e processi politici. C'è chi se ne avvantaggia e chi no. Per i primi è manna dal cielo, perché si tratta di capitalizzare consenso, appeal, credibilità in funzione di scadenze elettorali posticipate a dopo le vacanze. In prima linea ci sono i governatori delle due regioni più importanti del Mezzogiorno d'Italia, la Campania con Vincenzo De Luca, ex sindaco di Salerno, e la Puglia governata da Michele Emiliano. Entrambi rappresentano una sorta di variante legge e ordine, pugno duro e sicurezza, del populismo di sinistra. Il primo, De Luca, addirittura si è trovato a invocare anche o a evocare anche la fucilazione come metodo terapeutico, soprattutto per chi, come dire, mostra una persistente pervicacia, come dire, a non rispettare le regole. L'altro invece, Michele Emiliano, come dire, non sembra non dismettere mai il suo primo amore, la sua prima identità di ruolo, che è stata quella di magistrato. Sembra che parli sempre da magistrato. C'è invece anche una variante più, come dire, morbida, piccola e cortese, ci piacerebbe definirla, più empirica, con più suggestioni emiliane, ed è rappresentata da Antonio De Caro, sindaco di Bari, anche lui populista, ma un populismo morbido, uno che sta sempre al posto giusto nel momento giusto, che sia via Sparano, che muore senza i luccichi delle sue vetrine, o il passo nervoso della società dei consumi, o in un parco urbano a rampognare varesi renitenti. Ma insomma, sta sempre dove dovrebbe stare, cioè lì dove si ammaglia, condensa la trama urbana, lì dove, come dire, i luoghi della socialità diventano davvero, come dire, contesto di identificazione. Per cui uno sa che è di Bari e c'è una ragione per cui è di Bari. Abbiamo qui invece in capitanata una, come dire, uno straordinario interprete, diciamo così, del populismo, non di sinistra, ma più, come dire, di imprinting o di estrazione civica, che è Antonio Tutor, sindaco di Lucera. Il suo video ha fatto appunto stracelli, balzato agli onori delle cronache nazionali, finito appunto a Propaganda Live. E, come dire, Tutor è uno che sa davvero intercettare gli umori profondi della sua comunità, è uno che ha rivinto a Lucera con oltre il 70%, è uno che è riuscito a portare dalla sua parte una città, la città più conservatrice della Capitanata, e addirittura è riuscito nell'impresa, in anni di buon governo, anche di incrementare il capitale sociale, cioè la circolazione di fiducia tra le persone e verso le istituzioni in quella comunità, un'impresa a tutti gli effetti. Chi invece annaspa o rimane sempre tra coloro che sono sospesi è il nostro sindaco Franco Landella, eppure uno che viene dal popolo, dalle piazze, dalle strade, dai marciapiedi, è uno che, come dire, ha il senso e il polso degli umori profondi del capoluogo, ma oggi è sin troppo appesantito dalle solite incertezze legate al suo futuro politico e familiare, da un lato, e dall'altro anche, come dire, da grane amministrative che sembrano appunto di fatto ipotecare, ma in negativo, la sua azione di governo. È un peccato perché questi sono tempi in cui si chiedono riferimenti, in cui i cittadini, soprattutto in tempi drammatici come quelli che stiamo attraversando, chiedono pochi riferimenti, devono sapere di potersi e sapersi, come dire, fidare di un sindaco. È un sindaco, è uno da che dà risposte alla fine anche concrete, anche piccole, anche minute, non grandi cose, ma risposte concrete. E serve però che lo si identifichi come riferimento di tutta una comunità, indipendentemente da luoghi di appartenenza politica. Grazie, alla prossima.